Benvenuti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi finalmente vi parlo del tanto atteso pane Karasau. Quindi, da dove iniziare? Il pane Karasau è un discorso veramente tanto ampio. Non credo che mi basterà un solo video per parlarvi di questo alimento nobile. Dico che il pane Karasau è un alimento nobile, secondo me, perché è uno di quei tre alimenti che non devono mai mancare nella dispensa di un sardo. Questi tre alimenti sono pane casu e sartizza, cioè il pane Karasau, zuccasu, il formaggio pecorino sardo, e la sartizza, la salsiccia stagionata. Questi tre ingredienti non mancano mai perché sono gli ingredienti indispensabili per una cena conviviale con gli amici. Se dovessero arrivare degli ospiti improvvisi a casa, la cosa che sicuramente c'è sempre da mangiare sono questi tre ingredienti. Mi sarebbe piaciuto tantissimo farvi vedere un filmato con tutta la preparazione del pane Karasau, così come lo facevamo noi con mia suocera fino a un paio di anni fa. Comunque al limite vi metto delle fotografie e così vedete un pochino il rito. Allora, io prima di iniziare a farvi vedere come utilizzare il pane Karasau vi voglio parlare un attimino di come si fa, perché secondo me le persone che non sanno il lavoro che c'è dietro la preparazione di questo pane non si rendono conto, o forse non gliene frega niente, però sinceramente io ve lo voglio raccontare perché è un lavoraccio, è un lavoro veramente faticoso che molto spesso purtroppo non viene considerato. Anche le ragazze, le signore che lavorano nei forni del pane, quelli che lo vendono a livello industriale, si fanno un mazzo tanto. Allora, come si fa il pane Karasau? Il pane Karasau è composto intanto da semola di grano duro, acqua, sale e lievito di birra. I processi, la preparazione del pane Karasau ha un processo fatto di tante tappe. Prima del levare del sole si faceva l'impasto. Ah, una cosa, nei tempi antichi alla preparazione del pane Karasau partecipava tutta la famiglia, donne e uomini, perché ci sono delle fasi nella preparazione del pane Karasau che sono talmente dure che le donne da sole non potevano farcela, e quindi quello era un lavoro per gli uomini. Prima di tutto veniva fatto l'impasto, veniva preparato l'impasto, e questo era un lavoro che dovevano naturalmente fare gli uomini, cioè mischiare la semola con l'acqua e poi aggiungere il sale e il lievito, e impastare tutto. L'impasto veniva fatto a mano. Noi ultimamente, con mia suocera naturalmente, aveva comprato tutti i macchinari, e quindi l'impasto lo faceva direttamente l'impastatrice, però come vi dicevo, nei tempi antichi questo era un lavoro che facevano gli uomini di casa. Prima del levare del sole, verso le 4, solitamente si iniziava con la preparazione del pane, quindi prima di tutto si impastavano gli ingredienti. Dopodiché si passava a cariare, la seconda fase della cariatura, cioè impastare spesso per più ore la farina, insomma quello che si era ottenuto, l'impasto proprio, fino a renderlo morbido. Deve essere morbido, morbidissimo. Dopodiché si passa alla terza fase, che si chiama pesare. Cioè praticamente pesare sarebbe alzare, quindi la fase di lievitazione, la prima lievitazione. L'impasto ottenuto viene messo in una bacinella, in un contenitore con i panni, coperto da dei drappi di lana, delle coperte di lana, è lasciato riposare in modo che il lievito inizi a lievitare, insomma, non mi viene la parola. Una volta che è partita la lievitazione, quindi l'impasto sta iniziando a gonfiare, si passa a un'altra fase che si chiama sestare, cioè l'impasto viene diviso praticamente in tanti piccoli tocchetti, in tante piccole palline. Avete presente tipo le palline della pizza? Una roba del genere. Viene diviso in tante piccole palline e messo all'interno di un
di un contenitore che può essere di legno, di sughero, in un contenitore molto largo dove vengono stesi i panni, messe queste palline, alternate con altri panni in modo che una non tocchi l'altra e che non si attacchino naturalmente l'una con l'altra. Dopodiché gli strati ottenuti con le varie palline vengono nuovamente coperte con i panni, poi sopra con le coperte di lana, per far partire la seconda lievitazione. Naturalmente per tutto questo ci vogliono ore e ore e ore, quindi quando le palline si sono ben gonfiate, in sostanza, vengono prese, stese sul tavolo e poi col mattarello viene data viene fatta la sfoglia. Che poi viene tagliata con un tondino kisundeddu, viene messo sulla sfoglia e poi viene passata la rodiglia intorno. Ve ne faccio vedere uno. Questi sono sostundeddu, questo che io è da 36 cm, sì, è la misura standard. Questi qua viene praticamente posizionato sulla sfoglia, viene passata la rodiglia intorno e così viene tracciata la forma che deve avere il pane karasau. Hanno inventato anche degli stampi tipo quelli delle ciambelline, però di questa dimensione, in modo che sia più semplice, insomma è più maneggevole la cosa. Naturalmente anche per questo passaggio prima si faceva tutto a mano con i mattarelli, adesso si fa solo la prima, diciamo il primo schiacciamento col mattarello, dopodiché si infilano direttamente le sfoglie dentro la sfogliatrice e lei tira fuori il pane fino, deve essere molto fino, altrimenti viene una focaccia e non viene il pane karasau. Quindi una volta create queste sfoglie si passa alla cottura. La legna deve essere naturalmente naturale, priva di qualsiasi vernice o di quercia o di olivastro. Noi a volte utilizzavamo anche la legna, le potature delle olive, quindi l'olivo normale. Il forno deve avere una temperatura tra i 450 e i 500 gradi centigradi, quindi insomma deve essere bello caldo per riuscire a fare il suo lavoro. Si fa il fuoco da una parte, dopodiché si mette la sfoglia all'interno del forno e col calore del forno praticamente la sfoglia si gonfia e diventa un palloncino con una linea al centro che sembra l'equatore. Questa linea centrale solitamente si forma un bocchino da cui inizia a uscire il vapore che c'è all'interno del pane, quindi con la pala si schiaccia leggermente per far uscire quanto più vapore possibile e poi o si rigira o si tira fuori direttamente con la pala e si passa all'altra fase, si chiama crapire. Quindi la fase della cottura si chiama coccere. Poi c'è chi con la pala mette e toglie il pane, c'è chi davanti acchiappa il pane appena uscito, quindi 300 gradi di pane che ti ustionano e si passa a crapire. Crapire significa dividere questi due pezzi di pane che si sono separati attraverso la linea centrale, molto spesso con un coltello. Io sinceramente mi trovavo meglio con le forbici. Si sfrutta il buchetto che si è creato, si infila la forbice dentro e poi si taglia tutto attorno, si dividono questi due pani e si mettono uno di schiena all'altro, cioè prima erano così, quando li dividi li devi prendere e poggiare uno sull'altro esattamente millimetricamente nella stessa circonferenza, non deve sbucare neanche un codolino, perché altrimenti le signore anziane si arrabbiano. Io ho vissuto dei momenti terribili facendo il pane karasau, veramente sono stata stalkerizzata e sono stata nonnizzata in tutti i modi possibili e immaginabili. No vabbè, scherzo, dai. Però comunque è una cosa seria, fare il pane karasau ragazzi è una cosa seria e bisogna essere precisi facendo le cose, perché altrimenti ti fanno due scatole così. Quindi una volta che il pane è crapito viene messo nelle pile uno sopra l'altro e viene pressato in modo che non si archi, deve rimanere bello dritto.
Questo che viene ottenuto praticamente è su pane lento. È un pane carasau, è un pane, non è carasau, è un pane morbidissimo che può essere consumato anche così. Ci si possono fare tantissime preparazioni, anche è buonissimo anche con dentro le melanzane al rosso. Ed era una cosa tipica che si faceva quando c'era il forno acceso, si buttavano dentro due o tre melanzane, quelle intanto cuocevano e poi il pranzo era quello, pane lento con le melanzane, perché naturalmente non si aveva tempo di fare altro, di preparare altro mentre si faceva il pane carasau. Quindi il pranzo solitamente durante la cottura del pane era quello, pane lento con melanzane arrosto. Comunque, tornando a noi, questo video durerà un secolo. Dopodiché viene fatto riposare un pochino, poi si passa all'ultima fase della preparazione, che si chiama carasare. Ecco perché il pane viene chiamato carasau o carasattu, perché viene carasattu. Il carasare significa prendere questo pane che è morbido ancora, rimetterlo dentro il forno ben caldo e farlo abbrustolire. Così il pane perde tutta l'umidità possibile, diventa bello croccante e regge per mesi e mesi e mesi all'interno dei sacchi in cui viene posto poi una volta finita la procedura, insomma, una volta che si è raffreddato. Il pane carasattu è un alimento nobile perché ci vogliono tante ore di preparazione per fare questo alimento. È un alimento nobile perché ha mille usi diversi ed è un alimento che noi sardi amiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, perché ci è stato insegnato dai nostri nonni che mai si dovrebbe sprecare neanche una briciola. E adesso passiamo alle ricette. Eccolo qua il nostro pane carasau. La forma è sostanzialmente tondeggiante, è molto fine e può essere più o meno carasattu, quindi più o meno abbrustolito. Allora, prima di tutto, il pane carasattu può essere tranquillamente tenuto in dispensa per diversi mesi e lui non si rovinerà mai, nel senso non gli verrà mai la muffa. L'unica cosa che il pane carasattu fa, diventa moscio, perché gli entra l'umidità se non viene conservato all'interno di delle buste ben chiuse di cellophane, quindi può diventare moscio e può assumere un sapore di stantio se rimane lì per tanto tempo. Quindi, se non volete buttarlo, il primo consiglio che vi do è quello di ripassarlo al forno. Non dico di avere il forno a legna a casa, ma io parlo del forno elettrico. Se mi capita di avere il pane carasau per tanto tempo e magari ce l'ho aperto lì da un bel po', prima di metterlo a tavola lo faccio scaldare bene il forno, metto dentro una, due, tre sfoglie, quelle che dobbiamo consumare. Lui quando lo mettete dentro si arca, perché è umido, quindi si arca, dopodiché a una mano che si sta asciugando si riabbassa e riassume questa consistenza, questa forma, insomma. E quindi niente, questo è il primo piccolo trucchetto. Dopodiché passiamo al come si mangia il pane carasau. Ci sono mille modi per mangiare il pane carasau e ho paura di dimenticarmene qualcuno, ho detto proprio sinceramente, però iniziamo da quello più semplice. Il pane carasau si mangia come un pane, molto semplicemente. Si può mangiare così, anche semplicemente come uno spuntino. Sentite il rumore? Questo è pane a trocchetto. Il pane carasau si può mangiare anche bagnato. Io non so se tanti di voi lo sanno, ma il pane carasau bagnato è una delle cose più buone del mondo. E adesso vi faccio vedere due modi per mangiare il pane carasau bagnato che possono andare bene sia come spuntino
che come merenda che anche come colazione, e sono il pane cioccolata. È una cosa antica come il mondo, perché veramente lo facevano a noi quando eravamo piccoli e magari ci riunivamo con i nostri amici. E a quei tempi non è che c'erano merendine, o se c'erano costavano troppo e non è che si potevano consumare 20 merendine in un pomeriggio. E quindi le nostre mamme cosa ci facevano? Zuppane e zucchero, cioè pane e zucchero. Come si bagna il pane carasau? Allora, chi ha la fortuna di avere l'acqua del rubinetto, acqua potabile, lo può tranquillamente bagnare direttamente con l'acqua del rubinetto. Noi purtroppo non abbiamo questa fortuna, quindi dobbiamo utilizzare l'acqua in bottiglia. Quello che faccio io è questo: con una mano tengo la sfoglia del pane, con l'altra punto al centro e poi giro tutto intorno in modo che l'acqua raggiunga tutti i punti del pane. Una precisazione: quale parte del pane va bagnata? Perché il pane carasau è da una parte liscio e dall'altra parte ruvido. Il pane carasau si bagna dalla parte ruvida, ok? Quindi il pane sta iniziando già ad ammosciarsi, vedete che diventa più molle? Diventa molle. Adesso lo mettiamo su un vassoio e vi faccio vedere. Allora, adesso noi prendiamo un pezzetto, nel frattempo sta continuando ad ammorbidirsi lui, e facciamo con questo un pezzettino di merenda dei ricchi, cioè quella col cioccolato. Non posso anch'io farlo. Che cosa? Quello. Cosa vuoi, il pane cioccolata? Sì. Vieni che te lo do. No. Ma è tutto già. Questa è la merenda dei ricchi. Adesso invece facciamo la merenda dei poveri. Ciao, merenda dei poveri. Ciao, merenda dei poveri. E con la cioccolata si fa. Vuoi assaggiare? Com'è? Quindi pane e zucchero, pane e zucchero era la merenda dei poveri, o la merenda comunque dei bambini dei tempi prima delle merendine. Quindi due snack, due merende diverse. Naturalmente con il pane bagnato ci si possono fare anche dei bellissimi involtini con gli affettati o con i formaggi a fette. Quindi utilizzando semplicemente il pane come una sfoglia in cui mettere al centro l'affettato piuttosto che il formaggio, arrotolare e fare degli involtini buonissimi. Questo sempre come merenda o come colazione. Come colazione il pane carasau viene utilizzato dentro il latte, quindi fatto a bricioline praticamente, quindi messo all'interno di un canovaccio rotto, fatto a piccoli pezzettini e poi buttato all'interno del tazzone per fare quella che noi chiamiamo zazuppa del latte. Passiamo alle pietanze vere e proprie con il pane carasau. Allora, prima vi ho detto che può essere utilizzato semplicemente come pane, quindi come accompagnamento a qualsiasi secondo contorno voi vogliate, mangiato semplicemente duro, quindi a trocchetto. Oppure bagnato
è usato un po' come panino, va benissimo anche per fare la scarpetta, per intenderci, per raccogliere il brodino, il sughetto dei vari della carne in umido, piuttosto che dei pomodori in insalata, insomma tutte le varie cose che lasciano un qualche residuo, quindi una scarpetta buonissima col pane carasau. Altrimenti il pane carasau diventa principe all'interno di alcune preparazioni, come ad esempio il pane frattau. Però, siccome questa ricetta è molto speciale, molto buona, ve la voglio far vedere a parte, quindi farò un video successivo sul pane frattau, arriverà anche quello. Il pane carasau può essere utilizzato al posto del pane grattugiato, quindi per fare le fettine impanate, piuttosto che per fare le polpette, piuttosto che per creare la crosticina dura di sopra di sformati di patate, di timbali di zucchine, di varie ed eventuali, semplicemente come sopra, cioè come per la colazione, metterlo all'interno di un canovaccio, pestarlo. Io vi consiglio con una bottiglia di vetro andare avanti e indietro in modo da fare dei pezzettini che sono delle bricioline ma hanno comunque una consistenza in bocca. Voi ragazzi dovete assaggiare le fettine impanate anziché col pane grattugiato, con il pane carasau. Ve le straconsiglio perché sono gustosissime rimangono morbide all'interno e fuori hanno questa crosticina squisita, veramente buona, buona, buona. Il pane carasau può essere utilizzato anche all'interno delle lasagne, al posto delle lasagne, quindi fare direttamente i vari strati della pasta al forno. Anziché utilizzando la lasagna, utilizzando il pane carasau, quindi alternare pomodori, insomma sapete come si fa la pasta al forno. E oltretutto ci vuole anche molta meno cottura, praticamente in 10 minuti, un quarto d'ora voi avete la vostra lasagna di pane carasau bella e pronta. Un altro piatto che non manca mai sulla tavola dei sardi è il mitico pane ozzu. È tradizione della nostra famiglia che la sera stessa in cui viene ritirato l'olio dal frantoio, l'olio appena uscito, ancora quasi tiepido dal frantoio, dalle nostre bellissime e buonissime olive biologiche, la sera ci si riunisca per assaggiare l'olio nuovo e viene fatto con il pane ozzu. E anche di questo vi devo far vedere la clip perché non ve lo posso spiegare. È una roba facilissima da fare, ma è gustosissima ed è squisitissima. Ed eccoci qua ragazzi, pronti a preparare il nostro magnifico pane ozzu. Prima di tutto bagniamo il pane carasau con la nostra acqua potabile. I nostri ingredienti naturalmente sono il pane carasau, il formaggio grattugiato e l'olio extravergine di oliva. Io naturalmente utilizzo grana padano perché è senza lattosio e quindi per Giangia dobbiamo utilizzare questo, altrimenti si dovrebbe fare con il pecorino. Quindi come avete visto mettiamo un filo di olio ben cosparso, mi raccomando non lesinate, e poi mettiamo il nostro formaggio grattugiato. C'è chi preferisce aggiungere un pochino di sale, ma per noi va bene così. Quindi lo pieghiamo, lo chiudiamo e adesso si taglia a pezzetti. Allora, solitamente a questo punto c'è un'altra fase che noi però non facciamo. La fase della cottura, cioè il pane deve essere rimesso o sul fuoco, possibilmente del caminetto, oppure all'interno del forno, perché si deve ricarasare, in poche parole. Deve ridiventare duretto. In realtà a noi questa procedura non piace perché l'olio tende a friggere e diventa veramente pesante, quindi preferiamo mangiarlo così a crudo. Ed eccolo qua il nostro magnifico pane ozzu, pronto per essere mangiato. Buon appetito a tutti! Questa è un'altra delle tante preparazioni possibili.
Allora, io in questo momento mi fermo perché non mi viene a mente altro. Se mi fossi dimenticata qualche tipo di utilizzo, qualche tipo di preparazione con il pane carasau o carasattu, per favore, soprattutto voi sardi, ma anche chi non è sardo e magari ha da bacchettarmi, lasciatemelo giù scritto nei commenti, perché così insomma riesco a magari a fare un altro video da parte, oppure a spiegarmi direttamente nei commenti, non lo so, in qualche modo faremo. Comunque per il momento io vi saluto ragazzi, vi mando un grande bacio. Vi farò poi a breve il video sul pane, su come si fa il pane frattau, e niente, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.